Sono Silvia, e vengo da Ciricea, che è un ecovillaggio di Pistoia, però a parte questo progetto a cui partecipo già e che è già presente e attivo, ho avuto un desiderio che ho espresso l'altro giorno all'interno del cerchio del Fishbowl e che è stato accolto molto bene, cioè sono stata cercata da una decina di persone che mi dicevano sì dai facciamolo come si fa, e l'idea era appunto quella dell'eco gemellaggio. Cioè di io respiro. Il microfono è tremendo. Una voce strana. Praticamente di permettere, quindi è proprio un progetto, è ancora solo un'idea, però di creare o una bacheca, una rete, qualcosa che permetta lo scambio tra ecovillaggi, cioè di ecovillaggisti, per periodi più o meno lunghi, in modo da mantenere, cioè che ogni persona possa mantenere la propria famiglia che si è creato, appunto seguire il proprio progetto, non abbandonare la famiglia come mi piace definirla, ma permetterebbe anche appunto di viaggiare un po' di più, di conoscere altre realtà, di farsi conoscere, insomma uno scambio di informazioni che secondo me sarebbe importante. È sorta da una mia esigenza anche di genitore, insomma, di cercare ecovillaggi con tanti bambini o con scuole all'interno vicine di un certo tipo, però credo che rifletta le esigenze di tanti, anche per esempio di giovani che sono nel mio ecovillaggio e che fanno una scelta di vita anche di allontanamento dal profitto, dal lavoro, soldi, quel circolo lì. Però magari poi si trovano bloccate all'interno di un ecovillaggio, danno la propria vita a quell'ecovillaggio, e la mia paura nel mio caso e del mio ecovillaggio è che questi fratellini a un certo punto se ne vadano dicendo sì, vi voglio bene, però devo vedere il mondo. Quindi magari a volte può succedere per 2 mesi che uno voglia levarsi un po' di mezzo e poi tornare, o insomma. Grazie a tutti.